Ciao a tutte e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Questo è un video molto speciale perché sarà un video totalmente a sorpresa per voi. Questa volta ho cercato di non dire nulla a nessuno. Non lo sa mia madre, non lo sa mio padre, non lo sa mia sorella, non lo sanno le mie migliori amiche e non lo sapete voi. O meglio, vi ho detto che sarebbe arrivata quest'altra cucciola. Ho fatto anche un video, il vlog prima di questo, dove vi racconto un pochino, però sostanzialmente non vi ho mai fatto vedere nulla, non vi ho mai detto nulla. Quindi, per chi magari arriverà in questo video e non mi conosce, vi spiego un pochino. Brevemente, per quanto riesca, ho due cani. Una la vedete qua dietro nel bordello, Gwenda, Yorkshire, 10 anni, femmina. A dicembre dell'anno scorso, che ci siamo appena lasciati alle spalle, è arrivato il piccolo Amarok, che tra l'altro proprio domani farà 8 mesi, che è un chihuahua lilac maschio a pelo lungo. È vero amore, dolcissimo rispetto alla Wendy che ormai è praticamente apatica. Proprio perché lui è ancora piccolo e so quanto può essere bello crescere con un tuo coetaneo, tra virgolette, il mio desiderio è sempre stato quello di accostargli un ipotetico fratellino o sorellina. Poi, tramite vari ragionamenti, ho deciso ovviamente di prendere una femmina. Anche perché con due maschi potrebbe esserci il problema del territorio, nonostante lui comunque sia castrato, non si sa mai. Quindi ho detto femminuccia. Sarà sempre una chihuahua. Questa volta mi sono affidata a un altro allevamento che ho seguito tramite Instagram e che mi piace davvero tanto. Troverete il tag, magari il box informazioni, così se siete interessati potete scrivere. Mariana è una ragazza super disponibile, super gentile, carinissima e mi ci sono trovata subito, subito, subito bene. Appena l'ho conosciuta ho capito che dovevo prendere una cucciola da lei. Diciamo che avevo in mente nel mio ideale una colorazione in particolare. Quindi abbiamo aspettato che le varie cucciolette crescessero, che si vedessero bene tutte le loro caratteristiche, i loro caratteri. E alla fine, diciamo che è stato un po' a destino, quando lei ha pubblicato questa cucciolina, praticamente credo di essere una delle poche che è riuscita a vedere questo, il post, insomma, che aveva fatto. Quindi io l'ho subito mandata e le ho scritto: tu devi assolutamente darmi, poi portarmi questa cucciolina, perché mi sono innamorata. E così è stato. Quindi mi ha mandato foto, video della sua crescita in questi giorni, insomma, che ho aspettato che crescesse, che mangiasse da sola, perché ovviamente i cuccioli devono essere per legge dati, ceduti alle famiglie almeno a 60 giorni. C'è anche chi fa 90. La cucciolina dovrebbe avere 65 giorni se non sbaglio. Comunque domani leggeremo bene tutto perché non so, una cosa che non le ho mai chiesto è quando è nata, cioè il giorno specifico, il suo compleanno. Quindi scopriremo tutto insieme. Ovviamente mia madre è a conoscenza del terzo cane, ma non sa quando arriva. Quindi vedremo, mentre mio padre è ancora un po' così. Ragazzi, un po' alla cieca. Comunque sono molto felice perché, ragazzi, i cani sono la gioia della vita, letteralmente. So che averne tre è un grandissimo impegno, come lo è averne già uno, quindi pensate, immaginate. Ho deciso di prenderla adesso, appunto perché, vabbè, lui è piccolo, quindi cresceranno insieme, ma Gwenda è in uno stato tale da essere abbastanza indipendente, ok? Come attenzioni, intendo, perché essendo un cane grande, la maggior parte delle volte, come potete vedere, dorme. E non è perché io non la stimoli a fare altro, ma semplicemente perché è il suo carattere, è sempre stata molto relaxed, molto pigrona, e quindi così. Mentre lui, un po' perché è piccolo, un po' perché sarà anche da carattere, è molto più giocherellone, ti guarda sempre come per dire adesso che facciamo? Poi questo periodo che siamo a casa, figuratevi, si dovrà riabituare a tutto. Quindi ho preso questa decisione cosciente di quello che stavo per fare, non semplicemente perché io volevo una cagnolina, perché ne ho già. Quindi sono pienamente sicura di aver fatto la scelta giusta. Ovviamente, come so già che accadrà, ci vorrà un momento di stabilizzazione della cucciola, di me, dovremo ristabilire una nuova routine.
Però sono pronta. Sono molto 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 emozionata. Giro questo video il giorno prima, perché in teoria a quest'ora avrei già dovuto averla. Però con appunto la ragazza dell'allevamento Mariana ci siamo organizzate in modo tale che lei partisse, perché questo allevamento è nelle Marche, quindi più o meno a 3 orette da qui. Io abito a Roma. Lei ovviamente non parte per portare solo un cucciolo, quindi si è organizzata in modo tale da venire qua e avere più consegne, tra virgolette, il che è brutto, ma insomma consegna dei cuccioli dai vari padroni. Quindi domani a quest'ora ci ritroveremo qui. In realtà dovrebbe portarmela più o meno per l'ora di pranzo, mentre adesso sono le 7, quindi insomma, tra meno di 24 ore la cucciola sarà qui. Ve la farò vedere, vi dirò la storia del nome che ho scelto, perché ha già il suo nome ovviamente. Anche qui c'è stata una diatriba lunghissima, ma vi spiegherò tutto domani. Quindi niente, queste erano le mie impressioni a caldo che ho voluto condividere con voi il giorno prima. E ci vediamo domani, the big day, the reveal. Buongiorno ragazzi, in un battito di dita siamo già al 12. Stanno facendo i lavori, tra l'altro qui vicino casa, quindi perdonate se sentite rumori strani. Comunque, la ragazza dell'allevamento, che non so mai come chiamarla, Marianna, mi ha scritto che più o meno tra una ventina di minuti dovrebbe essere nel punto dove insomma ci siamo dette che ci saremmo incontrate. Sono molto nervosa perché non sto portando in casa un cane voluto da tutti, ok? Quindi è un po' una sensazione particolare, un po' un su e giù. Quindi mi sono detta, per questi 20 minuti che sto aspettando, vi faccio vedere, vi faccio un po' un haul. Madonna che sole che è uscito, di quello che ho preso per la piccola. In realtà tante cose ovviamente io già le avevo, avendo già due cani, quindi ho preso proprio le cose basilari, tra cui una ciotola che ho già portato su. Qui c'è tutto il cassettone delle cose dei cani e questa è tutta la sua busta, cioè per intenderci, cheat, non ho esagerato, Vi poggio un attimo qua tra lo stendino e la porta del bagno, che favola, e vi faccio vedere. Allora, in realtà sono abbastanza scema e ossessionata con le pettorine. In teoria dovrebbe venire su 1,6 kg. Comunque dovrebbe rimanere abbastanza piccola, quindi io scemo ho già comprato le pettorine, addirittura due. Una della Tre Ponti e questa qui che è la Julius K9. Sono tutte e due misura 1 e boh, nel caso si vedrà, tanto sono nuove. Poi questo vestitino molto estivo, ragazzi. No, in realtà l'ho preso su AliExpress, quindi è arrivato con del ritardo. Lo metteremo l'anno prossimo magari, se le starà, non lo so. In ogni caso l'ho preso. Poi i soliti giochini, perché Ami è veramente tanto ossessionato con le sue cose, non vorrei che si scazzano già da oggi. Quindi ho preso questo elefantino, che in realtà non ve lo spremo perché fa rumore, se no mi arriva quello da fuori. Fa il suono, dovrebbe essere mozzico approved, diciamo così. Questo invece è proprio baby ed è sempre un ossettino. Poi vediamo, perché può essere anche che non gli piacciono. Qui c'è già la sua targhetta col nome, quindi dopo vi rivelerò anche il nome. Anche se il collare non glielo metto ovviamente adesso, perché è ancora piccola e non voglio traumatizzarla. Poi questo qui l'ho preso sempre da AliExpress, lo volevo provare, e ha un sonaglietto dentro, lo sentite? E quindi boh, vedremo quanto durerà. Altro giochino sempre di AliExpress, cordicella, stellina, tutto rosa, non mi dire che fantasia. Poi qui c'è una micro 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 pettorina, questa penso gli starà, per cominciarla a far abituare. Ovviamente non potrà uscire subito a fare la passeggiata, però gli comincio a far sentire la sensazione della pettorina, vediamo. E poi qui c'è un piccolo collarino che è veramente troppo scicchettoso, cioè guardatelo. È in suede con le perle brillantine, cioè è too much personalmente, però magari più avanti, è piccolino comunque. Queste sono le cose che ho preso proprio solo per lei, sto tenendo una bustina. Non so veramente cosa aspettarmi, sono veramente veramente ansiosa. Comunque, prossima clip ci vedremo direttamente in macchina probabilmente. E poi aspetto, aspettiamo. Per voi sarà un battito di dita, per me sarà un po' di più. Come sempre la magia dell'editing. E poi conoscerete appunto la nuova arrivata in casa. Ragazzi, sono appena tornata davanti casa. La cucciolina è qui. Ma mamma mia, ragazzi, l'ho tirata fuori dal trasportino. E era 100 volte più piccola di quanto io potessi immaginare. Cioè, sono rimasta scioccata. Adesso sta bevendo, che io ho messo la ciotolina lì. Ed è, vi giuro, è tutta occhi. Cioè, Amarok ha gli occhi piccoli come i miei. E lei è tutta occhi. È una palletta microscopica. Vuoi farti vedere? È già una star, ragazzi.
già una star, adesso la faccio vedere e vi dico il nome che ho scelto perché poi sono solo io. Vi presento ufficialmente la piccola Icy. Ragazzi, guardate, no, vi giuro, è microscopica. Cioè, la vedete? È microscopica. C'è un naso, vi giuro, il naso è tipo il mio mignolo. Cioè, neanche. È la metà del mio mignolo. Amore, un bacino a mamma. Che? Oddio, grazie. Il nostro primo bacio in diretta. L'unica cosa è che ha una piccolissima ernietta qui. Non si sa se è ernietta o grasso perché è ancora piccola. Ha praticamente 3 mesi il 20, quindi tra qualche giorno. Che dobbiamo tenere un po' sotto controllo, però per il resto sta benissimo. È vero, fai vedere che codina microscopica che hai. È un po' impaurita. Cerco di parlare piano piano. Allora, vi spiego perché l'ho chiamata Icy. Intanto piano piano me la coccolo un po'. Come sapete, Amarok fa sempre parte del mondo delle Winx, che è uno dei miei cartoni animati preferiti. E quindi ho detto, perché non continuare su questa scia? Lei avevo già in mente di prenderla comunque chiara. Poi per fortuna l'ho trovata totalmente bianca. Lei è proprio totalmente bianca, col nasino tra l'altro rosa, perché anche lei è una mezza lilac. E quindi ho detto, quale miglior nome di Icy? Cioè, spero venga proprio una badass. Ma non troppo, Vediamo se vuoi ancora l'acqua. Vi giuro, non so come maneggiarla perché è leggerissima. E quindi appunto l'ho chiamata Icy, del trio delle Trix appunto, che è la sorella più grande, quella tutta platino. E niente, sono veramente felice del nome che le ho scelto, secondo me le piacerà molto. Quindi adesso sto cominciando già a chiamarla Icy. Uno dei pochi nomi che ho trovato che ha la stessa mia iniziale, quindi siamo collegate. Adesso la porto dentro. Tra l'altro la ragazza mi ha dato, non so se vedete là dietro, una box con i croccantini e la pappetta nel caso non mangiasse, e dei croccantini poi per quando finiranno. Tra l'altro non so se vedete che ha le macchioline qua negli occhi perché ha fatto il vaccino da poco, ho messo il microchip, quindi gli anticorpi stanno combattendo, è vero. Quindi adesso prendiamo tutte le nostre cose, facciamo il nostro primo incontro, è vero? Non so come lo riprenderò perché stavolta ero curiosa di vedere la reazione. Amore, chi è piccolo? Ami, chi è? Guarda, guarda. Ora la faccio vedere anche a te, amore. Chi è? Eh sì, Gwenda. Dice no ancora, cavolo. Ah, Gwendy. Gwendy è un po'... non si sa bene. Che succede? Che succede? Oddio, sto a fare i baci, sta tranquilla. Sta slinguazzando. Si chiama Icy. Ami è fomentatissimo. Cioè, letteralmente curioso. Gwenda, come se avessi portato un peluche inanimato. Voglio vedere un attimo che fa in giardino, senza traumatizzarla, piano piano. Non so se c'è mai stata sull'erba, sai? Era tutto il pelo. Ami, fatti vedere quanto sei grande tu. Dove vai? Niente, lui va ora. Bravo, amore. L'hai preso o l'hai sputato? Sputa. Ma no, l'ho mangiato. 10 grammi 3 volte al giorno. Vediamo. Ha già fatto pipì cacchina in giardino, tra l'altro. Allora, momento un attimo di cuccia. È gigante. No, ma prende e va, ragazzi. È intraprendente. Cioè, non c'è stato neanche... No, vabbè, appena l'ho portata dentro casa, ma poi... Giardino, cacca pipì, cioè... Olè. Comunque, stavo leggendo il nome che gli hanno messo in allevamento. Si chiama Sun Icy. Ovviamente Icy, l'avevo già detto io. Nata il 20-02-2020, quindi tutti i numeri 2 e 0. Allora, sto facendo una prova, anche se Amarok è un po' sul chivala. Che cosa hai in bocca? E tu guarda, tu hai il bibi gigante. Il bibi sarebbe l'ossetto. Eccolo qua. E a lei gli hanno dato un pezzetto piccolo piccolo. Ci sta giocando. E tipo ha dormito zero. Una mezz'oretta. Lì c'è una pipina. Lì ha messo la pappina. Per fortuna Amarok non ci si è fiondato, nonostante oggi è stato cattivello e non ha mangiato stamattina. Devo dire che, a parte il fatto che mi sono spremuta questo coso osceno, quindi rimarrò così, è veramente una cucciola curiosa e intelligente. Cioè, già 2 o 3 volte si è girata quando l'ho chiamata Icy, non so se è botta di Kyul o perché veramente sta iniziando un po' a capire, ma... poche ore che sta qui, quindi ovviamente gli diamo il tempo che devo. Questo bibi? Di chi è questo bibi? È di Ami, guarda quanto è bello. Grande. Che ti serve il suo pezzettino? Eh? Gli ho pure dato
gli hai ceduto il tuo giochino. Vedete, quello lì giallo, il primo che ha avuto anche lui. Più che altro devo stare attenta a Gwenda. È lei che vuole sempre le crocchettine degli altri. Niente, invece. Chissà. Che avrà capito prima o poi. Non lo so. Comunque, in ogni caso, adesso così un po' di gioco. Magari ci sentiamo dopo per vedere se mangia stasera. Perché in teoria questa era la quota del pranzo. Quindi vediamo un attimo. Credo che oggi finirà direttamente quelli e via. E poi domani vi faccio sapere com'è andata la notte. Tra l'altro su Amazon io ho comprato il box. Ero indecisa se prenderlo o meno perché pensavo era più grande. Alla fine io l'ho preso. Non l'ho preso quello che avevo preso Amarok, quello di tessuto chiuso, il box proprio, ma è proprio un recintino di metallo, alluminio, non lo so, che rimane aperto, però circonda una determinata area, almeno la notte non va a fa casini ovunque, anche perché ho visto che si mette in tutti i buchini. Per fortuna non ho più il letto con lo spazio sotto, è tutto chiuso, altrimenti penso si sarebbe più andata lì. Allora, abbiamo appena finito la pappa, almeno un po', l'ho dovuta dare croccantino per croccantino, letteralmente in mano. Ho fatto di nuovo la sua pipì, in realtà è abbastanza brava, vediamo sul cibo come si comporta, vero? Ne hai mangiati due tu. E pure pianto, hai pianto tantissimo. Stanchissimi, è vero. Comunque mi ha fatto morire perché si è messa a dormire dietro la porta in cucina. Una buona mezz'ora, 40 minuti. Adesso giocherà un po' e probabilmente crollerà, vedremo. È una giornata di conoscenza ovviamente per tutti, per lei e per noi. Perché come io ho detto sempre, ogni cane ha la sua personalità, come le persone ovviamente. Quindi bisogna un po' inquadrarle e avremo il tempo di conoscerci, appunto. Amarok è stato bravissimo con i croccantini, cioè io ero qui sul letto, lui vicino a me, anche se la ciotola era libera, lui non ci si è affondato. Ed è un grande passo avanti, perché lui di solito è molto, non territoriale, però fa le sue cose. Invece non ha fatto storie. Speriamo di passare una dolce notte. E noi ci sentiamo domani, almeno vi do qualche update, vediamo come ha passato la notte, se ha dormito, se ha fatto la pazzerella, staremo a vedere. Qua ragazzi, aggiornamento giorno 2 praticamente, ecco la piccolina, ha iniziato a giocherellare, lui non lascia mai un secondo, sempre così a scodinzolare, è vero? Sì. Ma non quanto c'è bello principino di mamma. Adesso sarà super stanchina, siamo stati tutto il giorno giù in salone. Per quanto riguarda invece l'update prima notte, è stata ovviamente un po' traumatica. Perché lei da sola non ci sa stare, probabilmente dormiva con altri cuccioli, con i fratellini. Quindi è stata un po' così, ogni tanto me la mettevo nel letto, però poi avevo paura a tenerla perché poteva cascare, faceva la pipì eccetera, quindi io... alla fine non ho dormito e direi che si nota. Spero stasera vada meglio. Le prime notti sono sempre un po' particolari, bisogna trovare la giusta routine. Adesso in teoria l'ho fatto un po' mangiare, va tutto bene, quindi boh, vedremo un attimino come si evolve. Tanto poi vi terrò aggiornati sicuramente. Eccoli là, così. Niente ragazzi, spero questo video vi abbia fatto piacere, vi aspetto nei commenti se questo non mi passa davanti ogni volta. Ci sentiamo presto e vi mando un bacio immenso, ciao.